Mario. Bentornati sul canale di Axios 00, bentornato in un episodio di Super Mario Maker. Siamo con il livello di Luca, livello per Axios 00, parte 2, perché mi aveva mandato già un altro, un bel po' di episodi fa a questo punto, però comunque questo è il secondo livello, credo, che mi manda Luca. Ambientato in New Super Mario Bros. U, noi andiamo subito a gettarci nella mischia e a sperare di non impazzirci, visto che ho visto uno 0% laterale che non presuppone niente di buono. Anche il fatto che sono buggato in questo momento. Axios 00 credo ci sia scritto. Sì, in effetti è così. Ora, io provo a passare lungo. Qui vediamo un po'. Non importava questo, sai, perché c'era già la possibilità di fare il salto a parete, quindi era abbastanza inutile. Mentre diventa molto utile cercare di colpire il nostro Bowser Jr. così. Ok, benissimo. Possiamo andare tranquillamente qui e prenderci l'auto clown. Carina come meccanica questa, non ci avevo fatto caso. Presumo che lì dentro invece ci sia proprio da entrarci. Non vedevo uscite. Ho detto dannazione, di qui dove esco io? Da dove esco? Dal punto del mai. Molto semplice. Qui invece c'è un Goomba. Goomba pianta piragna a cupa verde, ho detto. Quindi questo dovrebbe essere il terzo. Se l'ho sbagliato sono un genio, perché... Ok, meno male, è andata bene. 1 più 1 uguale... È un più quello, mi sembra una croce più che un più. Comunque, 2. 1 più 1. Teoria, fino a prova contraria, fa 2. Ok. Corso di matematica livello non base di più, ma va bene, ci può stare, ci mancherebbe altro. Un funghetto. Ma lo sai che per ora come livello non è neanche pensato male? Cioè, le idee ce le hai? E anche buone, per la verità, perché funziona. È un livello che onestamente funziona, quindi... Ho fatto di tutto per cercare di rimanere vivo e ce l'ho fatta. Un pavo, me lo stavo per perdere. Vai, Lunko. No, no, no. Allora, piante sgranocchio, toglietevi di mezzo. Cosa? Stella. Ok, vedete, questa stella invece mi piace un sacco. Perché no, è solo un pezzettino di livello che è utile da fare con la stella. Non tutto il livello, che poi arrivi in fondo e lo finisci grazie alla stella. Qui c'è un piccolo pezzettino. Mi sa che l'ho presa leggermente troppo. Ok. Provo di qua. Ah, c'è il tubo. Non capivo come diamine altrimenti entrare lì dentro nella zona dove c'era la bandiera. Ho detto, ma come ci entro io lì esattamente? Non si sa. Grazie, ma anche troppe volte l'hai scritto. Grazie mille. Gentilissimo, veramente. Grazie per avermi nominato così tante volte nel tuo livello. Ho capito che era per me, però davvero, grazie di cuore, veramente, Luca. Gentilissimo. Il livello, devo dire che mi piace, perché funziona. È semplice, è decisamente semplice. Però è bello, va bene. Cioè, se tu continui a creare livelli di questo tipo, magari migliorandoti qua e là con la difficoltà, magari facendolo leggermente più difficile, il che non significa mettere più nemici, e qui sei andato bene. La quantità di nemici ci può stare tranquillamente. Significa semplicemente fare anche quelle sfide che hai messo, le piccole sfide, in maniera un po' più complessa. Ma così, cioè, va bene. È un livello semplice, è un livello da fare. Come livello semplice, la stella te la meriti, perché funziona benissimo, funziona tutto, lineare, va bene così. Alla grande, divertente, si lascia fare. Meglio di così, credo, insomma, è difficile, ecco. Quindi, andrò un attimo con il prossimo livello, che non ho idea di chi sia, forse Cres One. Andiamo a vedere, va.
Non è Chris One, ma è Imiko, perché vi spiego perché non è Chris One, perché mi aveva mandato un livello che ha modificato di uno di quelli che avevo già portato sul canale. Non faccio i livelli modificati, ragazzi, mi raccomando, anche se li avete modificati anche di un po', lui ha detto te lo faccio, te lo rimando perché l'ho modificato, l'ho reso più capibile, più intuibile. Però non li faccio, ragazzi, ve lo dico anche più che altro in vista di Super Mario Maker 2. Assicuratevi di mandarmi i livelli completi. Non che me ne mandate una versione e poi dopo li modificate, eccetera. Lo faccio per tutti, lo dico un po' per tutti, principalmente per questo che lo sto dicendo, proprio in vista di Super Mario Maker 2. Allora, Imiko ci manda giù nella cripta degli orrori, ambientato in Super Mario Bros. 3. Tanto per andare in allegria, no? In questo caso, la cripta degli orrori. Bene, bene. Tra l'altro, per l'appunto, in Super Cane Magic Zero, gioco di sviluppato da Studio Evil e di Sio, in pratica. Non so se l'avete presente, Sio il fumettista. Dottor Culo Cane, Professor Culo Cane, eccetera. Insomma, numero 7 è il numero massimo di ogni cosa. Ha fatto un gioco, appunto, e per l'appunto, in questi... Appunto, per l'appunto, ho detto un po' troppo appunto. Sono nella cripta di Ray Skeletron. Quindi mi sa proprio di adattissimo questo. Questo a me sembra invece l'inizio di Diablo. Il primo, Diablo 1. Non so perché, era un gioco per PC. Non so se magari l'avete presente perché inizia ad avere qualche anno. È del dicembre del 96, se non erro, quindi... Se non lo sapete, se non lo conoscete, vi posso capire. Che devo fare? Forse dovevo seguire il guscio e non cadere nell'unico punto disponibile di tutto il livello vuoto che ti fa morire. Era l'unico punto, c'era un punto solo come poter morire e io l'ho preso. Tanta pazienza. Allora, rientriamo qui dentro e vediamo un po' di gestirla in maniera decisamente diversa stavolta. Tipo facendo questo. Allora, io ti seguo, caro guscio. Un po' più a distanza perché se ritorno indietro sono fregato. No. Immaginavo, ho saltato un pelino prima rispetto a come dovevo saltare e ho rischiato veramente tanto. Stella. Via. Che ci sono? Tolgo tutti i bu. In teoria si poteva fare anche senza. Si fanno ste cose. Non si fanno ste cose. Ho capito la fregatura. È che dovevo andare a palla nella prima parte perché ce n'è un'altra successiva. Ale? Perché ce n'è un'altra successiva in cui bisogna continuare a utilizzare la stella. È stata una fregatura, questa. È stata una bellissima fregatura. Però dalle fregature si impara, no? In questo caso, ora vedete che andrà diversamente il tutto. Allora, ne esci di lì? Penso di sì, ok. Bene. Seguimi, cara stella. No, 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 seguimi. Seguimi, fatti prendere adesso. Perché vai. Via subito a destra a palla. Checkpoint. Cambia tutto, In teoria non serviva neanche, come potete vedere, farmi inseguire per un bel po'. Bastava. Kamek, no. Non qui. Ma guardate voi. Se uno deve fare ste cose, che tra l'altro potevo anche colpire Kamek. Potrei colpire Kamek, in teoria. Non so se colpirle e rischiare la vita oppure semplicemente andarmene da questa parte. E procedere, tra l'altro con un pesce gulp in questo caso. Che non è smack. Pesce gulp, no, gli smack sono quelli rossi, credo. Oh, che mi segue. O perlomeno, anzi, più che inseguire se ne stavo andando per i benemeriti fatti suoi. Abbiamo finito. Ho missato la fine. Vi volete dire questo? Ho mancato la fine. Cioè, ti sono passato sopra. Credo non mi fosse mai successo, ma è spostata in basso la fine? Come è messo? Vi giuro che mi sento strano in questo momento. Comunque, ok, Imiko. Bellissimo come livello. Funziona e anche questo è molto divertente, quindi grande anche per te. Dovrei avere, tra l'altro, un altro tuo livello adesso, sperando funzioni, perché ultimamente ho incontrato un sacco di livelli che non funzionano, cioè i cui ID non vengono presi. E questo mi sta veramente velocizzando il lavoro, ma mi dispiace per voi, perché alla fine mi avete lasciato un sacco di livelli che però non posso portarvi perché non funzionano. Quindi mi raccomando, se mi avete lasciato i livelli tempo fa, anche un mesetto fa, controllate che siano ancora online, perché altrimenti io non ve li posso portare. Quello è il problema. A tra un attimo con il secondo livello di Imiko.
ci porta a caccia di uova di Yoshi, ambientato in New Super Mario Bros. U. L'ambientazione sembra decisamente boschiva o qualcosa del genere. Giustamente, adesso sembra la foresta degli Yoshi. Gli alberelli li hai fatti così, carini. Sembrano alberi di spugna o qualcosa del genere. Ale, questo vuol... Cioè, sono contento di aver trovato lo Yoshi. È che non mi aspetta. Ale, occhio ad andare lassù in alto perché rimani fuori livello altrimenti. Occhio. Urca, quanti Yoshi gli hai messo. Sali, grandi. Qui, altro Yoshi. Molto semplice per il momento. Decisamente semplice come livello. Passare sopra agli alberi semplifica ovviamente le cose. Ma anche passare sotto non mi sembra tutto questo. Niente di difficile, niente di difficoltoso. Mentre ho l'impressione che la zona... Infatti ci vuole una chiave. Ah... Però si può proseguire. Sa che ti sei scordata di fare un muro lì nel centro dell'albero, che poteva essere visto come il tronco alla fine dell'albero. Te lo dico perché io ho l'impressione di poter tranquillamente procedere di là senza bisogno della chiave. Se era questa la tua intenzione, perché non lo so, può darsi anche che quella chiave non mi porti, quella porta non mi porti nella chiave lì accanto, ma bensì in un'altra porta ancora. No, Yoshi. Yoshi! Ti avevo visto! Vedevo le goccioline di sudore di Yoshi e allora sono riuscito per quello a capire... Questa è una fortuna allucinante. Sono riuscito a capire dove stavo andando, solo per quello, eh. Ma quindi se io entravo in questo tubo arrivavo praticamente direttamente alla chiave. Ah! È scorciabilissimo, capito? Una cosa del genere è scorciabilissima perché in pratica, a parte il fatto che ci sono una botta di one-up, una marea di one-up, easter egg c'è scritto qui. No, easter, sì, easter, Pasqua. Ok, happy easter, ah, era per Pasqua quindi questo. Questo livello ha due problemi, uno che si può tagliare di sotto, due che si può rimanere fuori dal livello in alto. Magari non lo sapevi. Sono calcolando i livelli che ho visto fatti da te, credo che tu non lo sapessi questa cosa della parte superiore. Forse non ci sei neanche mai infilata. E quindi ora devo rifare tutto, ricomincio da capo. Ero arrivato alla fine e devo riniziare da capo. Dannazione. Vabbè, vi faccio vedere come fare il livello fino in fondo. Quindi sarà molto veloce questa cosa. Ma un potenziamento prendiamocelo, va. Volete dire che sono andato nell'unico posto dove non c'era il potenziamento? Sono un genio. Come vedete, è scorciabilissimo. È immensamente facile così. Dovevi metterci dei mattoncini, anche di quelli da terreno, più che di quelli da terreno, scusa. Dei mattoncini normali che mi impedissero di proseguire a destra. Potevano anche essere scambiati per il tronco dell'albero, per esempio. E Imiko, la stella qui non so se dartela o meno perché te la do perché effettivamente è strutturato il livello, l'idea è avuta ed è strutturata, non è una cosa messa così col pavimento, qualche nemico, una stella e basta, roba del genere. Questo è un livello che ha una struttura. Però mi raccomando, occhio quando fai i livelli in quella maniera perché sono scorciabilissimi. Un altro paio di maniche è se tu avevi pensato a questa cosa e hai permesso di farla. Allora sto zitto e ok. Però non hanno molto senso i livelli fatti così. Per questo episodio noi ci possiamo salutare qui. Io spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like al video se il video vi è piaciuto. Condividetelo sui vostri social. Iniziate a spargere la voce che tra un po' uscirà Super Mario Maker 2 ai vostri amici e a chi volete. A tutto, al mondo soprattutto. E dite che io porterò livelli di Super Mario Maker 2 fatti da sottoscritto. Quindi non vi preoccupate, le tragedie non mancheranno. Detto questo, unitevi ai miei gruppi social. Facebook, Instagram, Telegram, insomma quello che volete. Trovate tutti gli ID del caso in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima.